Eccoci di nuovo assieme in diretta per proseguire questa nostra rassegna stampa di oggi e le notizie sportive in primo piano in questa seconda parte con un occhio di riguardo come sempre alla nostra Udinese. Allora iniziamo proprio dalle pagine sportive del Messaggero Veneto e andiamo a presentare, a parlare della gara che vedrà impegnata domani l'Udinese contro la Spal alla Dacia Arena. Ecco la prima pagina sportiva. La prima pagina del fascicolo sportivo del Messaggero Veneto che oggi propone un'intervista a un ex, a Felipe, contro l'Udinese sfido una parte del mio cuore, il Friuli mi ha dato tutto, dice Felipe. Domani torna ad avversario uno degli artefici che a suon di go, anche a suon di gol della salvezza della Spal. Merito di società, mister e tifosi, a Ferrara ti spingono a Udine, ricordo i mugugni della tribuna, dice Felipe. E poi vediamo anche qui tutta l'intervista a Felipe realizzata da Stefano Martorano. Senti parlare Felipe dal bello della sua spalla, ospite domani al Friuli con la salvezza già in tasca e con la voglia di scalare ancora qualche posizione e hai come l'impressione che dalle sue parole emergano tracce e pillole dell'Udinese del tempo che fu, perché nel racconto della cavalcata spallina di quest'anno sono riconoscibili tratti distintivi di una società incentrata a difesa del suo progetto. E poi vediamo appunto tutta l'intervista a Felipe. Per quanto riguarda l'Udinese, sorpreso di trovare l'Udinese ancora incerta sulla permanenza in A. Sì, dice Felipe, perché l'Udinese singolarmente è una squadra forte. Se vai a pensare, ci sono dei giocatori forti, basta vedere il loro curriculum individuale. Però alla fine non basta avere solo i giocatori, ma tutto un insieme di cose, dice Felipe. E poi a proposito di Okaka, con Okaka ho giocato insieme al Parma, una forza fisica imbarazzante, forse neanche lui si rende conto della forza che ha. E poi è un ragazzo fantastico, mi faceva morire dal ridere con le battute. E poi vediamo ancora chi retrocederà. Questa domanda, Felipe dice, il Genoa non ha l'idea di gioco dell'Empoli che tuttavia dovrà vincere con il Torino. E qui vediamo riassunta appunto la grafica della 37esima giornata in chiave corsa salvezza con l'Udinese che appunto affronterà la Spal, il Genoa, il Cagliari, l'Empoli, il Torino e poi vediamo anche il Parma contro la Fiorentina e il Bologna contro la Lazio. Questi gli scontri in chiave salvezza di questo turno di campionato. Andiamo nel taglio basso e vediamo le designazioni arbitrali. Sarà Fabbri ad arbitrare Udinese Spal domani alle 15. Fabbri e Calvarese ancora al VAR dopo l'erroraccio in Coppa Italia. E sempre Stefano Martorano che scrive: ci perdonerà il buon Rizzoli, ma vista la designazione che ha riservato per Udinese Spal, sembra doveroso mettere le mani avanti, giocando volutamente sul senso figurato di una locuzione che deve suonare come un avvertimento su cosa potrebbe accadere domani al Friuli, specie in caso di un fallo di mano in area di rigore. Perché chiamare a dirigere Michael Fabbri al Friuli dopo le minacce e la sospensione seguita a Juventus Milan per abbinarlo poi con Calvarese al VAR, non ancora uscito dalla centrifuga delle polemiche seguite alla finale di Coppa Italia di mercoledì tra Atalanta e Lazio, sembra un vero e proprio azzardo, uno di quelli da non giocarsi in una partita chiave nel giro salvezza come quella tra Udinese e Spal. E poi ancora vediamo di spalla l'appello della UCI, alziamo la voce per portare a casa questo obiettivo. Ci deve essere partecipazione e grande carica allo Stadio Friuli. Tifiamo con passione, senza vergognarci di urlare, di tirare fuori la voce per sostenere la nostra squadra. E questo l'appello che lancia la UCI attraverso la voce del suo PR Candido Dorico, che su una cosa certamente può contare. L'impianto dei Rizzi domani pomeriggio sarà praticamente pieno, forte dei 1.500 biglietti che sono ancora in vendita, la maggior parte in curva sud, che probabilmente nelle ultime ore saranno tutti venduti. D'altra parte, 10 euro per una partita fondamentale per la salvezza della squadra sono davvero pochi.
E poi nel taglio basso il punto sul lavoro dell'Udinese in preparazione della gara di domani, unico ballottaggio a sinistra tra D'Alessandro e Ziegelaar con il primo ancora favorito. Questo è il punto sulla formazione. Scelti gli 11 di partenza, che a meno di sorprese saranno gli stessi proposti in avvio a Frosinone, Igor Tudor ieri ha voluto rifinire la preparazione riproponendo le stesse esercitazioni degli ultimi giorni. Allora andiamo a vedere assieme a Jacopo Romeo com'è andata la seduta di allenamento di ieri, il servizio. Meno due alla gara con la SPAL, quella che può valere la salvezza per un Udinese in fiducia. Tudor ha dato un'identità e certezze tecniche ben definite ad una squadra dal talento indubbiamente superiore alle dirette concorrenti. Ecco perché i bianconeri approcciano con positività l'ultima gara casalinga che si preannuncia essere disputata in un clima di festa e potrebbe permettere alla sua gente di festeggiare anticipatamente la salvezza già domenica. In generale, però, il grande vantaggio dell'Udinese è quello di dipendere completamente da se stessa. Con tre punti sabato, infatti, l'obiettivo sarebbe lì, a portata di mano. Guai allora a calare l'attenzione. Tudor lo sa bene e continua a spingere sull'acceleratore dell'intensità, autentico mantra di tutte le sedute in queste settimane. Questo pomeriggio allenamento a porte chiuse per l'Udinese, che sul campo 4 del Bruseschi al riparo da occhi indiscreti ha intensificato le prove tattiche di formazione in vista di sabato pomeriggio. Anche quest'oggi regolarmente in gruppo Antonin Barak, il centrocampista ceco che ieri aveva svolto il primo allenamento in gruppo del 2019, ha bissato, ma chiaramente non potrà essere della contesa sabato. La speranza è quella di averlo tra i convocati per il gran finale di Cagliari. Assente alla seduta Marco D'Alessandro, ma nessun allarme per l'esterno romano, che un po' affaticato ha svolto un allenamento personalizzato programmato, ma sarà protagonista contro la SPAL. Anche oggi lavoro individuale per Fofana, che salterà di certo la gara di sabato, mentre si è rivisto per la prima volta al Bruseschi ad un mese e mezzo dall'intervento per il grave infortunio al perone, capitan Valon Berami, che ha fatto qualche giro di campo con una camminata veloce, un primissimo embrionale passo verso il recupero che ancora l'attende, ma un primo contatto con l'erba importante da sottolineare. Di certo lo svizzero, come ha sempre fatto, sarà vicino più che mai ai compagni sabato, così come i tifosi che in massa stanno comprando il biglietto. Sono oltre 9.000 italiani distaccati, con ancora 2 giorni di vendita a disposizione e posti disponibili ancora in curva sud, più una manciata tra distinti e tribuna laterale. Un ambiente compatto, unito e caldo per sospingere la squadra, determinata a regalare una vittoria al pubblico di una Dacia Arena che ad oggi vede 22.100 presenti certi, ma che corre verso il sold out. E domani alla Dacia Arena ci saranno anche i giovani calciatori che parteciperanno alla fase finale dell'Academy League. Ecco qua l'articolo Academy League, i ragazzi in campo e poi sugli spalti. Ci saranno anche i giovani calciatori che partecipano alla fase finale dell'Academy League domani allo Stadio Friuli a tifare bianconero. In occasione di Udinese SPAL, la società bianconera ha infatti previsto l'accesso degli oltre 200 ragazzi delle 12 squadre che tra domani e domenica si giocheranno la fase finale del torneo che ha rilanciato il progetto dell'Academy Bianconera sul territorio nazionale. Questo per quanto riguarda la pagina di apertura del fascicolo sportivo del Messaggero Veneto. Voltiamo pagina e andiamo a dare un'occhiata anche a questo articolo. Prima di collegarci con la nostra troupe esterna, si parla del mercato allenatori, salgono le quotazioni di Tudor, ma Pozzo aspetta la salvezza. Il tecnico convince l'Udinese, che però uscirà allo scoperto a missione compiuta. Nella zona calda rischia anche Montella, che potrebbe lasciare Firenze subito. E questo il titolo dell'articolo, che poi appunto fa il punto sul mercato allenatori, ovviamente già al centro del dibattito anche in campo a livello nazionale. E allora adesso, prima di cambiare quotidiano, prima di spostarci sulle pagine del Gazzettino, andiamo dalla nostra troupe esterna, andiamo dalla nostra Valentina Bearzi, che si trova in Viale Palmanova, se non sbaglio. Valentina, buongiorno. Subito a te la linea, così ci racconti, ci presenti bene questa prima esterna di oggi.
Buongiorno, buongiorno Angela, buongiorno a chi ci segue da casa. Siamo, hai detto bene, in Viale Palmanova, una zona nevralgica dal punto di vista del traffico cittadino che negli anni non ha visto grandi modifiche, nonostante l'intenso traffico di veicoli e anche di biciclette in questa zona. Sai Angela che nella nostra città le piste ciclabili sono sempre state abbastanza contestate e da vari punti di vista, servono, non servono, c'è bisogno di farle meglio, di farne di più, invece rallentano il traffico, non consentono il parcheggio, la cittadinanza si è spesso divisa. Adesso la nuova amministrazione sta procedendo a sistemare le piste ciclabili di questa zona, una zona che appunto ne era priva e che ne aveva grande bisogno. Noi siamo vicino al bar De Luisa, bar pasticceria De Luisa, dove appunto in questo tratto è stato previsto una prima parte dei lavori dedicati alla pista ciclabile che, come vedete, tra l'altro è stata anche adesso invasa da un automobilista che ha parcheggiato sul marciapiede non trovando parcheggio per magari venire a bersi un caffè. Come vedete, ci sta mostrando con le immagini il nostro Sally, ci sono proprio le macchine scavatrici che stanno sistemando la pista ciclabile di questa zona, che va poi a ricongiungersi con l'altra parte della pista ciclabile vicino al supermercato Panorama in corrispondenza della rotonda. Ebbene, c'è stata una segnalazione di un cittadino, di un lettore di Udine Today che ha raccolto la segnalazione, l'ha pubblicata sul proprio sito internet, sul proprio sito web, perché ci sono dei cartelli qua alle mie spalle che sono stati posizionati in maniera un pochino anomala. Come vedete, infatti, dice pista ciclabile e passaggio pedonale proprio vicino alle vetrine e ai tavolini del bar De Luisa. Una segnalazione pericolosa che mette a repentaglio l'incolumità di chi va in bicicletta e di chi anche è seduto a bersi tranquillamente un caffè, magari a leggere il giornale, e che forse tradisce anche una programmazione non proprio attentissima di quelle che sono le piste ciclabili di questa zona. Adesso noi vi abbiamo mostrato con una panoramica quello che c'è qui. Che cosa sta succedendo? Abbiamo visto anche persone che si spostano con la bicicletta, alcune tra l'altro mentre stavo parlando non usano la pista ciclabile e usano appunto le normali corsie, la normale carreggiata della strada. Proviamo a sentire un po' il parere delle persone che magari frequentano questo luogo e che abitano qui in questo quartiere, quindi ti richiederò fra poco la linea, Angela. Perfetto, grazie allora a Valentina Bearzi per questo collegamento. Allora vai alla ricerca di un po' di testimonianze dirette, noi intanto proseguiamo con la nostra rassegna stampa e andiamo sulle pagine sportive del Gazzettino del Friuli. Ecco qua la doppia pagina, vediamo una foto di Okaka in apertura, quindi è Okaka il protagonista del titolo principale del Gazzettino di oggi. Udinese Okaka conquistato dall'affetto friulano, titola il Gazzettino. Purtroppo abbiamo qualche problema di visualizzazione del titolo, ma ve l'abbiamo letto. Okaka dunque conquistato dall'affetto friulano, sento il calore dei tifosi allo stadio come in città e cerco di ripagarlo dando tutto in campo. Del mio futuro si occuperà mio fratello, nel frattempo cerchiamo subito la salvezza, dice Okaka. Ha spinto con le sue possenti spalle l'Udinese verso la vittoria di Frosinone. È Stefano Okaka che con una bella doppietta ha ipotecato la partita dello Stirpe, ma l'obiettivo salvezza non si è avvicinato. Per questo c'è da tenere la testa bassa e lavorare in vista della sfida contro la SPAL, come rivelato a Sky Sport 24. È una settimana importante, come le sono state da 2 mesi a questa parte, ha detto Okaka. Ora abbiamo una finalissima. L'umore è buono dopo aver fatto una grande partita contro il Frosinone e adesso dovremmo dare tutto quello che abbiamo per raggiungere il nostro obiettivo. La doppietta che lo ha portato a 4 reti realizzate è stata la prima in Serie A. È stata una bella soddisfazione, ammette Okaka, segnarla in un momento decisivo che ha aiutato la squadra a vincere una partita di poco importantissima. Ora dobbiamo però concentrarci solo su domani, perché è una finalissima in cui dobbiamo dare il massimo insieme alla nostra gente in questo bellissimo stadio.
Queste dunque le parole di Okaka. E poi ancora da Alessandro lavora a parte e si scalda Zegelar, misura precauzionale per il centrocampista che comunque dovrebbe esserci. Anche sul Gazzettino vediamo nel weekend la fase finale dell'Academy League. Ecco qua il titolo che ci parla anche di questa iniziativa. E poi ritornando invece all'articolo di apertura, alle parole di Okaka con De Paul, dice Okaka: una sera in ritiro ci siamo inventati una danza per festeggiare i gol segnati, mi auguro che uno di noi due possa riproporla anche domani. Queste ancora le parole di Okaka. Domani che appunto l'Udinese affronterà la SPAL, un avversario di tutto rispetto, e allora andiamo a vedere il servizio di Jacopo Romeo che ci fornisce qualche numero in più sulla SPAL e anche un'analisi del momento che sta attraversando il nostro prossimo avversario. Eccolo. La carica della Dacia Arena in una sfida cruciale nella corsa a salvezza. Di fronte ci sarà la SPAL di Semplici, autentica sorpresa del girone di ritorno, in cui i ferraresi hanno raccolto 25 dei 42 punti sin qui conquistati. 6 addirittura le vittorie nelle ultime 9 gare disputate, con tanto di scalpi eccellenti a Roma e Lazio, ma anche ad una Juventus rimaneggiata in versione B con la testa alla Champions. La SPAL ha messo poi in ghiaccio la salvezza lontano dal mazza, con i successi netti contro Empoli e Chievo, entrambi ottenuti siglando ben 4 gol per partita. L'ordine e la compattezza sono la chiave del calcio di Semplici, da sempre un fedelissimo del 3-5-2, con un gioco prevalentemente incentrato sugli inserimenti delle mezzali e sulla proposta offensiva dei due esterni a tutta fascia, abili nell'arrivare sul fondo per servire gli attaccanti. Attenzione dunque alle sgroppate di Lazzari, uno dei migliori interpreti del campionato nel ruolo, abile anche l'uno contro uno. In avanti l'attaccante più pericoloso è Bomber Petagna, che con 15 reti ha trascinato la squadra alla salvezza e si è regalato quella che di gran lunga la miglior stagione realizzativa della carriera dopo anni di scarso feeling con il gol. Forza fisica, abilità aerea e capacità di far salire la squadra, queste le sue caratteristiche principali. Il carico motivazionale non sarà altissimo per la SPAL, ma comunque per queste ultime 2 gare il target può essere quello di chiudere nella metà sinistra della classifica. Nello scorso campionato, quello del ritorno in Serie A dei biancazzurri dopo 50 anni, all'andata ci fu un pirotecnico 3-2 deciso da Rizzo in extremis, dopo che l'Udinese era stata abile a rimontare 2 gol di svantaggio, firmati da Lazzari e Borriello, grazie a Neuting e Terò. Al ritorno alla Dacia Arena, Floccari rispose al vantaggio di Samir. Adesso però l'occasione è più ghiotta e un Udinese è in salute e determinata, vuole mettere in ghiaccio la salvezza. E adesso interrompiamo un attimo la nostra rassegna stampa, ci colleghiamo con la centrale operativa della Polizia Locale per il punto sul traffico. Oggi al telefono con noi abbiamo l'agente Enrico Bolzicco che salutiamo. Buongiorno, a lei la parola per raccontarci un po' qual è la situazione in città in questo momento. Buongiorno a voi, la situazione in città al momento risulta essere ordinaria, non si riscontrano nessun rallentamento sulle principali arterie di ingresso alla città. Per quanto riguarda le segnalazioni su possibili rallentamenti durante la giornata, ci saranno dei lavori per manutenzione su impianto idrico in via Renati all'altezza del Civico 2 e quindi ci sarà un restringimento della carreggiata che potrà portare qualche rallentamento. Persistono su varie vie della città dei lavori di manutenzione sull'asfalto dopo la posa della fibra ottica. Invece alcune segnalazioni per quanto riguarda il weekend, nei giorni di domani e di domenica ci sarà la manifestazione vicino e lontano, quindi ci sarà una parziale chiusura in largo ospedale vecchio, principalmente per quanto riguarda gli stalli di sosta. E in più durante le 2 giornate anche in centro storico ci saranno delle manifestazioni e quindi ci potrebbero essere, diciamo, alcuni rallentamenti per i veicoli che sono autorizzati a transitare in centro storico. Domenica mattina nelle vie della zona sud della città ci sarà una ciclopedalata, quindi si raccomanda attenzione perché ci saranno numerosi ciclisti in strada.
Inoltre, la manifestazione dello street food che doveva svolgersi questo weekend è stata rimandata a causa maltempo e, salvo imprevisti e condizioni meteo permettendo, verrà riproposta il weekend successivo. Grazie, grazie allora all'agente Enrico Bolzicco per tutte queste informazioni. A proposito di maltempo, tra poco andremo anche dall'Osmer Arpa per le previsioni per il fine settimana, ma adesso ritorniamo dalla nostra Valentina Bearzi che si trova in Viale Palmanova per approfondire il discorso pista ciclabile. Allora Valentina, ti vedo pronta, in collegamento, a voi la linea. Grazie Angela, sì, sono all'interno del locale, il bar pasticceria De Luisa, insieme alla signora Mariella Sabbadelli che è la titolare, che non vede male questa ciclabile che è stata realizzata. No, non la vedo male, importante come ho detto prima è la reciproca educazione, tanto dei quelli che sono seduti come quelli che passano in bici, è sempre esistito questo marciapiede di bici. Perciò sì, anzi, è stato allargato, è una buona cosa. Dopo, in fase di progetto era stata fatta una proposta diversa da voi commercianti? Di non farla, perché sì, se toglievano i parcheggi non li hanno tolti, hanno allargato il marciapiede e non erano favorevoli proprio i puri ciclisti, quelli dei comitati, quelli non erano favorevoli perché è una roba promiscua. È promiscua era in quella volta, quando l'hanno progettata è promiscua è diventata. Però è un tratto abbastanza limitato, quanti metri sono? Saranno 100 metri, 150 metri? Sì, non so. Risolve il problema secondo lei per le biciclette e anche per il traffico? È diventato un bel marciapiede, è diventato bello, però sì, secondo me la gente continua ad andare anche sulla strada. Sì, una soluzione a metà? Purtroppo sì. Questa è una zona difficile dal punto di vista del traffico? Beh, insomma, abbastanza, sì, perché c'è traffico. Comunque dopo la rotonda è migliorato anche un po' le code. Dopo, sì, insomma. Ci sono dei locali comunque più frequentati della zona, perché sono tante le persone che si fermano per bere un caffè al volo, per mangiare una pasta, un dolcetto. In tutti questi anni che segue il locale e che è aperto e a disposizione degli utenti, che problemi particolari ha evidenziato? Noi il parcheggio, perché sì, non hanno, parcheggiano, vanno a prendere il treno, ti lasciano la macchina una settimana. E cosa fai? Niente, te la tieni. E dopo più che altro ci penalizza un po' il parcheggio, dopo insomma sì, si cerca di fare le cose buone, che la gente si fermi anche magari dentro il distributore, che è gentile il ragazzo, lascia parcheggiare, è così. Ma ci sono mai stati dei grossi problemi, degli incidenti che lei ha visto, magari proprio con le biciclette o con dei pedoni? Oddio, anni fa, però adesso molto meno, io vedo molto meno in questo tratto, dopo non so più giù. Comunque lei vede con favore questa ciclabile? Io sì, a me non dà fastidio. Adesso non so. Non so il problema, chi l'ha posto. Se danno fastidio i tavolini, la tenda, Diciamo che c'è un cartello che è molto vicino. I vigili mi hanno detto la tenda a 2,40 m, 2,20 m, non mi ricordo bene. Cerco di tenerle. Le sedie, io pago il mio pezzo e da anni pago, non so. C'è un cartello che è posizionato sì, proprio vicino ai tavolini, che fa un po' specie, no? Perché quando hanno fatto i lavori i tavolini non c'erano, io ho detto, mi sembra che è un po', ho detto dovete dipingere, cosa dovete fare? Perché secondo me lì delimita la ciclabile alla pedonale, però l'ha messa in mezzo. Io non so adesso se dà fastidio la fioriera. Non so. Staremo a vedere se lo spostano, se riusciranno a spostarlo, eventualmente l'amministrazione comunale interverrà. La lascio lavorare perché vedo che ha già la coda di persone per pagare. Io, Angela, ti restituisco la linea intanto.
Grazie, grazie allora a Valentina Bearzi per questo flash da Viale Palmanova. Noi ritorniamo adesso sulle pagine del Gazzettino, prima di collegarci con l'Osmer Arpa per le previsioni del tempo. Andiamo a parlare di Pordenone. Pordenone che si prepara alla festa per la salvezza. Ecco qua il titolo: bandiere nero-verdi in regalo per la festa della promozione. La sfida di Popolizio dell'Ascom e dell'assessore Lo Perfido. Giovedì 30 vestiremo la città con i colori dei ramarri. Fervono i preparativi in attesa della celebrazione in piazza 20 Settembre. Lovisa incontra i canadesi. E qui, anche qui, abbiamo tutto l'articolo per la grande festa di giovedì 30 maggio. Vestiremo la città di nero verde, lo assicurano Emanuele Roperfido e Antonella Popolizio, l'assessore e la presidentessa del gruppo provinciale Ascom Federmoda, che è anche consigliere nazionale della Federazione del Settore. Rispondono così alle critiche mosse ai pordenonesi, che non avrebbero accolto con straordinario entusiasmo la storica promozione dei ramarri in serie B. E poi, per quanto riguarda invece il mercato, c'è interesse sull'attaccante Fischenhaller, scrive il Gazzettino. Chiudiamo questa pagina adesso e andiamo anche, ritorniamo sulle pagine del Messaggero Veneto per dare un'occhiata anche agli altri articoli che ci parlano appunto di Pordenone. Ecco qua il titolo: Operazione Rinnovo al Via per i big del Pordenone e Candellone può restare. Dopo la Juve Stabia entreranno subito nel vivo le trattative tra le priorità Bindi, Burrai, Ciurria, Stefani, intesa col Bomber. Prima la partita di Supercoppa con la Juve Stabia di sabato 25, scrive Alberto Bertolotto, poi i colloqui con i giocatori. Il Pordenone aspetta la fine ufficiale della stagione per parlare con i calciatori attualmente in rosa. Alcune idee sono chiare, ma è meglio affrontare a tu per tu ogni argomento. Tanti protagonisti della promozione, da Bindi a Burrai, passando per Ciurria e Stefani, entreranno in scadenza ed è dunque normale intavolare un discorso legato a un potenziale rinnovo. È sempre più difficile che questa opzione venga scelta da Emanuele Berrettoni, il cui vincolo si estingue quest'anno. Il numero 10 pare sia orientato a smettere e quindi a ricoprire il ruolo di direttore di campo propostogli dal club. Questo per quanto riguarda il Pordenone. Adesso chiudiamo questa pagina e andiamo subito da Livio Stefanuto per le previsioni del tempo. Buongiorno Livio, a te la linea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, questa mattina ci siamo svegliati con un po' di nuvole basse, in particolare sulla media alta pianura e in montagna, mentre per quanto riguarda la zona di Posta, Gorizia e sull'Alto Cividalese, il cielo è già sereno. Nel corso della mattinata questa nuvolosità bassa si diraderà sempre di più, quindi ci aspettiamo cielo in genere poco nuvoloso oggi sulla nostra regione, probabilmente rimarrà sereno sulla costa. Non è escluso comunque la possibilità di qualche locale breve pioggia sulla montagna, sulle Carniche, al confine con il Veneto, ma saranno comunque episodi molto isolati e brevi. Temperature massime attorno ai 18-20 gradi sulle zone di pianura e di costa. Domani e dopodomani il tempo tenderà a peggiorare, sabato mattinata ancora probabilmente variabilità con tempo migliore sulla costa, poi nel pomeriggio arriva un fronte da sud-ovest, un fronte che porterà cielo ovunque coperto nel pomeriggio sera di sabato, con piogge che saranno via via più diffuse, localmente direi anche abbondanti sulle zone di pianura e della fascia prealpina. Sulla costa con il fronte si avvicinerà anche un po' di vento direi di scirocco, quindi da sud-est, direi comunque moderato sulla costa, mentre in pianura dovrebbe comunque prevalere l'est o il nord-est. Possibilità anche di qualche temporale, direi, nel corso del pomeriggio sera di sabato. Domenica probabilmente il fronte sarà già andato, ma rimane la depressione sul nord Italia, una depressione i cui effetti sono ancora difficili da prevedere, probabilmente ce lo rimarrà prevalentemente coperto in montagna domenica, nuvoloso invece con poche schiarite sulla pianura e sulla costa, schiarite che saranno alternate a qualche pioggia sparsa o a qualche temporale isolato appunto sulla nostra regione. Naturalmente con
il prevalere della nuvolosità, anche le temperature massime tenderanno a calare di un paio di gradi, non farà freddo, ma sicuramente direi valori attorno ai 17-18 gradi sulla pianura e sulla costa. È tutto, quindi nonostante il brutto tempo in arrivo per sabato domenica, buon fine settimana. Grazie, grazie. Allora Livio Stefanuto, buon fine settimana anche a te. Noi ritorniamo sui quotidiani di oggi per un rapido giro sulle notizie che riguardano lo sport udinese. Vediamo per quanto riguarda il basket, la GSA, casting GSA. Diana rimonta, Ramagli resta in pole, il GM Michalic continua i sondaggi per la panchina. L'ex di Brescia se la gioca col tecnico che ha riportato in A la Virtus. Sono ore calde per la corsa alla panchina della più GSA, una sorta di gran premio virtuale che al momento vede Alessandro Ramagli in pole position, ma attenzione all'outsider Andrea Diana. Due livornesi per una panchina bianconera, proprio mentre va in scena la telenovela fra il livornese Allegri e la Juventus, una coincidenza che potrebbe concretizzarsi definitivamente nel giro di qualche giorno. Ancora sulle pagine del Messaggero Veneto, la Coppa Italia dilettanti in primo piano, ultimo sogno di una Profagagna affamata. Dopo il passaggio in eccellenza, i rossoneri domani sera vogliono vincere ancora. Il presidente Merlino carica la gara col Sistiana, sarebbe la ciliegina sulla torta. Ieri la presentazione nella sala consiliare del comune di Faedis della finale di Coppa Italia di promozione, che andrà in scena domani sera alle 20. Allora andiamo a sentire le voci degli allenatori delle due squadre che si contenderanno il trofeo. Non sarà sicuramente facile, insomma, ho visto la squadra che mi aspettavo di vedere, una squadra forte che è stata strutturata per essere protagonista in promozione, è riuscita ad esserlo vincendo il campionato, mi sembra, con largo anticipo. Ha sicuramente alcune individualità di spicco, di rilievo, che probabilmente valgono qualche categoria in più. Sicuramente mi riferisco al loro attaccante Nardi, ma non solo. E quindi non sarà sicuramente facile. Noi però veniamo, come dice Allen, da un campionato che ci ha dato grandi soddisfazioni, in cui non pensavamo di recitare un ruolo così da protagonista. L'abbiamo fatto. Probabilmente il fatto di non avere una rosa così articolata, così competitiva come altre squadre, non ci ha consentito di lottare per i vertici assoluti del girone, ma ritengo che in una partita secca possiamo dire la nostra. Non è facile, lo vedete anche nelle migliori categorie, mantenere la concentrazione quando gli obiettivi principali sono raggiunti. Più abbiamo anche visto, d'accordo con la società, qualche giovane nuovo in prospettiva futura, quindi non è che proprio non ci siamo. Non ci siamo effettivamente allenati come prima, probabilmente aver giocato questa partita un mese e mezzo fa avremmo avuto un Fagagna in condizioni migliori, ma comunque ritengo che una finale non ci siano scuse, non ci siano attenuanti. È una partita difficile, so benissimo cosa sarà e chi troveremo contro. Spero che abbiamo un pizzico di fortuna, perché sono d'accordo su quello che ha detto prima il mio capitano Giuliano. È importante, secondo me, riuscire a fare questa cosa che capita raramente. Anche a me vincere campionato e coppa non è mai capitato dopo 26 anni che alleno, quindi penso sia per tutti anche fare la storia di Fagagna. E queste le parole degli allenatori di Sistiana e Profagagna, che si contenderanno il trofeo della Coppa Italia dilettanti. Abbiamo ancora le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali da analizzare, allora andiamo velocemente sulla Gazzetta dello Sport. A proposito di allenatori, vediamo nel taglio alto: signora Allegri, oggi si decide, soldi e mercato, i nodi sono tanti, trattativa Fiume con Agnelli e compagni. E poi invece signora Icardi, e non Evanda, Maurito ha scelto e vuole la Juve, ma l'Inter lo avvisa, via soltanto alle nostre condizioni, e Spalletti caccia João Mario dall'allenamento. Ancora qualche notizia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vediamo per quanto riguarda il ciclismo: vince Masnada, Conti in rosa, giro ribaltato dagli italiani, fuga
tricolore via libera da Roglic oggi a L'Aquila. Per il tennis invece gli internazionali di Roma, magia Federer che rimonta fuori Fognini e i suoi fratelli. Rogers fa impazzire il foro, Fabio s'arrende a Tsitsipas. E questa la prima pagina della Gazzetta dello Sport, le notizie principali. Andiamo anche su Corriere dello Sport e Tutto Sport. Ecco, Tutto Sport con la foto di Massimiliano Allegri in primo piano. La purga di Max titola Tutto Sport. Dal lungo vertice di ieri al nuovo incontro di oggi, la panchina della Juve resta in bilico, ma intanto Allegri ha chiesto la cessione di Douglas Costa, Mandzukic, Alessandro, Cancelo e Dybala. E infine andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che invece apre con le parole di De Rossi, che attacca e dice così: mi hanno cacciato. Bufera Roma in un audio tutti in retroscena sull'addio. Ranieri dice: io lo avrei confermato, Ferrero lo voglio alla Samp. E questo per quanto riguarda De Rossi nel taglio alto, Max Agnelli, terzo round. E con il Corriere dello Sport chiudiamo questa nostra rassegna stampa di oggi. Io vi ricordo come sempre gli appuntamenti principali di Udinews TV. Ecco la nostra locandina che ci ricorda la prima serata alle 21. Come ogni venerdì l'appuntamento è con la serie Studenti Eccellenti curata da Alberto Terasso. Questa sera andremo a conoscere l'Istituto Bearzi Salesiani Don Bosco di Udine. E poi alle 22 invece i grandi pugili del Friuli Venezia Giulia con Guido Gomirato, che questa sera parlerà di Stefano Zoff. E adesso vi lascio proprio in compagnia di Guido Gomirato, che con il suo consueto Accadde Oggi ci riporta un po' indietro nel tempo, a qualche 17 maggio di qualche anno fa. Noi, come sempre, ci rivediamo alle 11 per la prima edizione del nostro TG. A più tardi. Il 17 maggio 2014 si disputa a Udine l'ultima gara di campionato 2013-2014. L'Udinese di Francesco Guidolin, nell'anticipo di sabato, appunto 17 maggio, affronta la Sampdoria di Mihajlovic. Entrambe le formazioni sono prive di alcuni elementi importanti. Nell'Udinese comunque l'attacco è guidato da Di Natale. La Sampdoria come punta centrale utilizza un futuro giocatore dell'Udinese, Stefano Okaka, ed è proprio Okaka all'inizio che va in gol con uno splendido colpo di testa. Poi ci pensa Di Natale a segnare una doppietta, soprattutto è deliziosa una sua punizione da 20 metri sul quale il portiere della Sampdoria nulla può. Poi la Sampdoria segna altri due gol. Sembra anche che i liguri riescano a portare in porto il successo, ma ecco che a due minuti dalla fine Wozlek commette un errore, sbaglia un retropassaggio, serve su un piatto d'argento un assist a Di Natale, che davanti al portiere non ha difficoltà a segnare la terza rete. Tre reti in una sola partita di Di Natale è sicuramente una performance. Performance che a Totò è riuscita per sei volte. La prima col Lecce, poi col Catania, due volte col Napoli, un'altra ancora a Palermo, nella storica affermazione dei bianconeri nel 2011 per 7-0.